No, questa è una risposta ipocrita, sempre legata all'esito del referendum del 4 dicembre, dove il Mezzogiorno ha sonoramente bocciato il governo Renzi. Peraltro io qui voglio ricordare che il Ministero della Coesione Territoriale non lo inventa, Gentiloni, ma l'aveva già introdotto per esempio Monti e anche Letta con risultati decisamente insoddisfacenti. Questa fotografia del disagio sociale di 4,6 milioni di persone in povertà assoluta, fotografata da Confindustria, certamente è il frutto di scelte nel corso degli anni che sono state operate. Io qui voglio ricordare l'introduzione dell'euro che ha fatto, scusate, perdere potere d'acquisto alle famiglie italiane. Voglio ricordare la legge Fornero, introdotta come primo provvedimento del governo Monti, che ha aumentato la precarietà, ha fatto schizzare in alto la disoccupazione giovanile. E che cosa ha fatto il governo Renzi di fronte a questo disagio sociale? Per esempio, non ha abbassato, le tasse, per le attività economiche, che già devono competere con diciamo, attività economiche che hanno un basso costo del lavoro, che per esempio con prodotti che arrivano dall'est europeo. Ha introdotto per esempio gli 80 euro che hanno preso chi aveva già un reddito, e mentre gli 80 euro non sono stati dati agli incapienti, quelli che hanno un reddito inferiore agli 8.000 euro, non sono stati dati nonostante le promesse ai pensionati con la minima, non sono stati dati per esempio alle famiglie monoreddite numerose. Peraltro l'Istat, che già 2 mesi fa aveva dato quel numero drammatico di 4,6 milioni di persone, di italiani in povertà assoluta, 2 o 3 settimane fa ha detto che sono il 30% degli italiani sulla soglia di povertà, e sono addirittura quasi il 50% le famiglie monoreddito con più di 3 figli sulla soglia della Chiaro. povertà, e sono quelle famiglie che nel 2014 Renzi aveva illuso che avrebbero beccato i famosi 80 euro. Chiaro.